tempo tra Real Pigna e le Cessà, terza quarta giornata di Lega Alberti Triennio. Comunque primo tempo è finito per 3-1 per voi. Tu comunque stai facendo una grandissima partita sia in fase offensiva che in fase difensiva. In fase difensiva stai tranquillamente gestendo la palla con Marcarelli, quindi facendo possesso palla, girando la palla da una parte dall'altra. Devo dire la verità, tecnicamente stai dimostrando un giocatore molto valido in questo torneo. Cosa ne pensi di questo primo tempo? Comunque sei andato in vantaggio dopo un loro palo, sei riuscito finalmente ad andare in vantaggio, che ne pensi? Ho giocato un buon primo tempo, voglio una prima cosa. Ok, va bene, preciso, in bocca al lupo. Grazie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, write on my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the pain, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Siamo qui alla fine di questa partita bellissima tra Real Pigna e le Cessà. Quarta giornata di Lega Alberti Triennio, voi avete fatto 3 vittorie consecutive, continuate la vostra striscia positiva. Sì. Per me è una partita comunque di grande cuore. Abbiamo già solo secondo me tecnicamente eravate leggermente inferiori, e però comunque avevate preso qualche palo, ma avevate fatto un paio di tiri comunque di pregevole fattura. Non era grazie anche ai, diciamo, agli interventi di Bruno, non siete riusciti a segnare, però a un certo punto la partita, i dei del calcio sono messi dalla vostra parte, avete fatto voi. Per me sei il migliore in campo, che ne pensi? Ma il pallone rotondo, abbiamo giocato col cuore, tecnicamente facevamo schifo, allora erano 30 volte più forti, però ci siamo portati i 3 punti a casa. Vabbè, questo è anche importante, non che loro non ce l'abbiano messa, però forse ci avete creduto fino all'ultimo in quella serie. Per me sei il migliore in campo, dopo questa medaglia, per le grandissime parate che hai fatto anche oggi, bocca al lupo. Bruno, da parte tua un po' di amarezza ovviamente, nonostante i tuoi grandissimi interventi, non sei riuscito a portare tutto a casa, con tutto erate 3-1 in vantaggio. C'è stata l'espulsione di Sommella, e comunque vero sia a palla ferma, però insomma c'è stata e era inevitabile. Purtroppo vi siete fatti rimontare proprio all'ultimo, anzi poi all'ultimo minuto avete avuto tantissime occasioni, purtroppo il gol di Cristian non doveva essere sbagliato. Gol subito, sì. Infatti gol mancato subito, che ne pensi? Dobbiamo migliorare molto per quanto riguarda la difesa, cioè i palloni persi troppo facilmente, troppo punizioni regalate. Comunque è la seconda partita che prendiamo con la punizione. Certo, bisogna migliorare tutto questo, sì, aspetto. Per me comunque sei il migliore in campo, voglio dare la medaglia anche a te, perché sono un paio di giornate che stai facendo veramente la differenza nella tua squadra. Grazie. Complimenti.